Questo esperimento, che poi era uno studio sostanzialmente per riprenderci alcune aree della città, soprattutto gli spazi che sono in prossimità delle scuole, quelle che sono in prossimità degli edifici pubblici più importanti, è assolutamente riuscito. È stato questo il commento a caldo del sindaco di Cosenza Mario Occhiuto di fronte al dato oggettivo di una città che nel primo giorno di scuola e nell'ora di punta non ha registrato alcun disagio nella viabilità. I fatti hanno dunque dato ragione al primo cittadino, le cui scelte di pedonalizzare alcune strade adiacenti alle scuole nei giorni scorsi erano state oggetto di molte polemiche. Ma non è l'unica novità che hanno trovato gli allievi delle scuole cittadine. In questi anni il Comune di Cosenza ha investito tanto sulla riqualificazione degli edifici scolastici, sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista del comfort, dell'estetica e del decoro. E proprio come simbolo della politica messa in atto dall'amministrazione comunale, il sindaco Occhiuto ha inaugurato l'inizio dell'anno scolastico dalla scuola media Nicola Misasi di Via Negroni. Noi abbiamo lavorato molto in questi anni nel miglioramento non solo strutturale ma anche dei servizi delle strutture scolastiche, della scuola primaria. Abbiamo migliorato con lavori quasi tutte le scuole cittadine, le abbiamo rese anche più sicure e funzionali. Stiamo adesso lavorando addirittura anche all'esterno per rendere pedonali le aree intorno alle scuole, perché i bambini devono andare a scuola in sicurezza, quindi abbiamo chiesto alle famiglie di fare in modo che i bambini vadano a piedi, magari accompagnati dai genitori, dato che le scuole primarie sono ubicate in tutti i quartieri della città e quindi il criterio di iscrizione è soprattutto quello della vicinanza. Infine a tutti gli allievi delle scuole di ogni ordine e grado il sindaco ha voluto far arrivare il suo abbraccio ideale e un augurio. Abbiamo salutato gli studenti delle scuole medie e delle scuole elementari augurando loro un primo giorno di scuola fantastico, ma anche un anno scolastico ricco di opportunità formative. Ho augurato loro di vivere questi giorni intensamente, anche rispetto agli altri. E nelle scuole ci sono anche i bambini e i ragazzi con disabilità e sono sicuro che saranno accolti con grande senso di responsabilità, ma soprattutto anche con grande umanità che contraddistingue da sempre la nostra città.